Ciao carissimi e benvenuti su Digital Best. Amazon oramai vende proprio di tutto, questo già lo sappiamo. E qui su Digital Best diverse volte ci siamo occupati di gadget e accessori per la macchina. Come ad esempio prese accendisigari, kit viva voce, anche starter compatti per far ripartire batterie scariche, mini compressori per gonfiare le gomme, eccetera eccetera. E se volete curiosare tra questi video, li trovate nella scheda informativa. Ma forse alcuni di voi non hanno mai utilizzato Amazon per acquistare ricambi auto e quindi adesso vi spiego come funziona. In descrizione vi lascio il link della pagina dedicata su Amazon, dove trovate anche uno spazio per inserire i dati della vostra macchina, in modo da poter filtrare i risultati e trovare subito i pezzi di ricambio compatibili con la vostra auto. Si trova proprio di tutto, dai tergicristalli ai dischi dei freni, frizioni, pastiglie, filtri vari, pneumatici e ad esempio anche tappetini. Sappiamo tutti infatti come possono essere scomodi i tappetini universali in alcune occasioni, perché non si trovano mai troppo bene con gli spazi. Mentre qui con semplicità possiamo trovare, se disponibili naturalmente, i tappetini che si adattano perfettamente allo spazio della nostra auto. Perché tramite i dati della macchina che abbiamo inserito possiamo già filtrare i risultati per avere subito i prodotti compatibili. Dunque, siccome i dischi dei freni anteriori della mia auto sono ormai da sostituire, ho pensato che fosse una buona occasione per testare di persona questo servizio Amazon e naturalmente un modo anche per risparmiare un po' di soldini. Fortunatamente io ho un buon rapporto di fiducia con il mio meccanico, quindi gli ho chiesto consiglio a lui e gli ho parlato apertamente appunto di questa possibilità di acquistare pezzi di ricambio su Amazon. E ciò che mi ha risposto è stato semplicemente di puntare su quelle marche di cui si conosce già la qualità. Quindi per i freni, come nel mio caso, ad esempio scegliendo Brembo o Magneti Marelli, si dovrebbe andare sul sicuro. Quindi questi sono i dischi pesantissimi della Brembo che ho acquistato su Amazon e ho pagato 63,90 € venduti e spediti da Amazon per quanto riguarda i dischi anteriori dei freni. Invece queste sono le pastiglie, sempre della Brembo, pagate 36,43 € compresa la spedizione. In questo caso però le pastiglie non erano vendute e spedite da Amazon, ma da un ricambista privato. E adesso, grazie a questa specie di macchina del tempo che è qui davanti a me e che chiamiamo videocamera, per voi passeranno solo pochi secondi. Mentre io invece avrò tutto il tempo di portare la mia macchina dal meccanico con i ricambi che ho acquistato, gli farò fare poi altre piccole cose e dopo un test di guida finalmente vi dirò come è andata. Allora, eccoci qui a bordo della mia macchinetta, oramai devo dire un po' vecchiotta, una Suzuki Swift di un bel po' di anni fa, che però devo dirvi è sempre andata bene. Infatti è una buona macchina, non mi ha mai lasciato a piedi, chiaramente però nel corso degli anni e dei chilometri ho dovuto fare delle manutenzioni che però rientravano nella norma. L'ho ritirata da una settimana circa e la sto usando giornalmente. Sta andando molto bene e soprattutto con i freni sento una bella differenza, naturalmente in positivo. Forse prima avete notato anche voi delle macchie sui dischi dei freni quando li ho tirati fuori dalla scatola e in effetti mi avevano un po' preoccupato, visto che comunque io non me ne intendo di queste cose, e ho chiesto delucidazioni al meccanico. E lui mi ha detto che rientra tutto nella norma perché si tratta di una specie di grasso che viene messo sui dischi alla fine del processo di lavorazione, quindi alla fine del processo di costruzione, e che poi lui avrebbe provveduto a togliere lavando i dischi con del diluente. Probabilmente i meccanici che vedranno questo video non saranno molto contenti, però c'è da dire una cosa a riguardo, che comunque anche se Amazon offre questa possibilità, in ogni caso noi la macchina dobbiamo poi portarla da un professionista. Infatti non mi sarei mai sognato di montare io i dischi dei freni e le pastiglie. Quindi potremmo dire che in questo caso ho saltato dei passaggi per quanto riguarda l'acquisto dei pezzi di ricambio, ma poi chiaramente mi sono dovuto rivolgere a un professionista, quindi a un meccanico che montasse quei pezzi nel modo corretto. Anzi, mi raccomando, non vi improvvisate meccanici, perché prima di tutto bisogna pensare alla sicurezza in strada, prima ancora del risparmio.
Visto che c'ero, ho comprato anche dei tergicristallo anteriori per la mia auto, perché quelli vecchi erano praticamente andati, e anche in questo caso il sistema di Amazon mi ha mostrato in automatico quelli compatibili con la mia auto. Quindi è davvero molto comodo questo sistema di Amazon, che ci permette di verificare subito la compatibilità anche per pezzi di ricambio più semplici come tergicristallo, tappetini e cose di questo tipo. Per quanto riguarda i miei tergicristallo, ho scelto i nuovi Aero Twin della Bosch, che sono più morbidi e flessibili rispetto ai vecchi modelli. In questo modo riescono ad aderire molto meglio sul parabrezza della macchina. E inoltre hanno anche un aggancio più sicuro rispetto agli altri modelli che ho utilizzato fino a questo momento. Quindi per concludere posso dirvi che sono rimasto pienamente soddisfatto e sono stati soldi ben spesi, anche perché grazie a questo sistema di Amazon ho avuto la possibilità di risparmiare un bel po'. Vi ricordo che trovate il link per la sezione auto ricambi di Amazon proprio qui sotto nella descrizione del video. Lasciate un bel like, condividete questo video e iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto, attivando anche la campanella delle notifiche così non vi perdete nessuna delle prossime novità. Un caro saluto a tutti e alla prossima. Ciao!